No, mi è caduto tutto. E vabbè. Buongiorno, io sono Vink, ben ritornati in questo video mukbang. Per chi non conosce questa tipologia di video, praticamente io andrò a mangiare davanti a voi. Se mi dovessi mettere dalla parte dello spettatore in quei momenti in cui pranzo oppure ceno da solo, ogni tanto guardo i video su YouTube e quindi secondo me hanno creato questa tipologia di video per mangiare sostanzialmente insieme. Buon appetito, io sto mangiando il sushi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se state mangiando insieme a me e iniziamo subito ad assaggiare questo buonissimo uramaki. Allora, dovete sapere che io vado matto per il sushi. Non come quelle persone. Non come quelle persone che dicono: a me piace il sushi, vado pazzo, eh? E poi lo mangiano tipo una volta al mese, oppure massimo 2 volte al mese. Io no, io ci spendo un sacco di soldi per il sushi, voi ancora non avete capito. Fate conto, per il mio 18esimo mi hanno fatto una torta a forma di sushi. Cosa spettacolare. Ma la cosa che mi piace di più è il sashimi. Non so voi, ma piace, a me piace un casino. Comunque, se mi vedete tutto storto, tipo gobbo di Notre Dame, è perché non riesco a praticamente a prendere delle riprese dove si vede sia il cibo e sia me che mangio. Quindi accontentatevi di questa ripresa. Anche perché questo è il secondo video di mukbang che faccio sul mio canale. Il primo video che ho fatto è stato insieme a mia nipote. Se ancora non l'avete visto, vi lascio qui il pallino di informazioni, dove andavo a mangiare il latte e biscotti. Era un video molto ironico, molto, molto parodizzato. Però niente. Quindi, visto che questi video vanno molto di moda, hanno un sacco di visualizzazioni, cioè hanno milioni e milioni di visualizzazioni, mentre ci sono delle persone che semplicemente mangiano, parlano, chiacchierano, si sfogano, e ci sono le persone, il pubblico che lo vede. Un tovagliolo. Stavo affogando. Non so come mai questi video vanno talmente di moda che. Non so come mai questi video vanno talmente di moda, hanno milioni di visualizzazioni. Non vorrei che il creatore, forse è un maniaco, un malintenzionato che magari gli si eccita mentre vede le altre persone mangiare, perché esistono questi feticismi, eh? Esistono quelle persone che tipo i feticismi dei piedi, magari ci sono quelli feticisti che mentre mangi si eccitano. Quindi mi fa pure strano fare questo video, magari c'è qualche malintenzionato che si eccita, si che fa. Una volta ho raccontato qua su YouTube la mia passione per il sushi. Vi linko anche questo, sempre nel pallino di informazioni. Vi spiego com'è nato il mio amore per il sushi. Dall'odio all'amore. Perché dovete sapere che prima il sushi a me mi faceva vomitare, cioè mi faceva schifo, proprio schifo. Questa prelibatezza, questa cosa buonissima, mi faceva schifo, amore mio. È vero, è vero. Chi disprezza compra. Infatti ci sto spendendo un sacco di soldi, ci sto spendendo, perché questo è uno dei sushi che mi piace di più. Praticamente, quando io vado al ristorante All You Can Eat, precisiamo, scusate. Ok, è buono, tutto quello che volete, ma non è come questo. Io questo lo compro in un centro commerciale. Esattamente a una marca molto conosciuta. E vi giuro che questo sushi non è come tutti gli altri. Non lo so, non sento qualche. Il sapore è diverso. Il sashimi più fresco. Più. Penso di avere una malattia. Non capisco come mai. Non so perché mi sono ridotto in questa maniera. È troppo buono.
Non riesco neanche a masticarlo e lo mando direttamente giù. Ma chi se ne frega del cibo italiano? Il nettare degli dei. Un po'. Cazzo! No! Mi è caduto tutto! E vabbè. Mi sa che questa tentazione, questa ossessione dal sushi, questa troca, secondo me deriva dalla salsa di soia. Possibile, è impossibile che questa cosa è troppo buona. Perché è troppo buono? Mi piace un casino il sushi, è buonissimo. Buonissimo il sushi, è buono, buono, buono. È troppo buono. Mi dispiace anche che era l'ultimo pezzo. Infatti ho dimostrato il mio amore in questa maniera. Per tutti gli amanti del sushi, mi raccomando, lasciatemi un pollice in su e un commento qui sotto. Se invece non vi piace il sushi e odiate il sushi, chiudete questo video e disiscrivetevi al canale.